Lo stavo guardando qua, 2019, 2000, 2021. Beh, saltiamo subito. Vi auguro un buon inizio del 2021. Speriamo che ci vediamo qua in Clear o anche nei canali di nostri amici di Solomare TV. E quindi vi auguro di un buone fine, un buon inizio e con tante novità Clear. Ci vediamo nel 2021. Dico la verità, in realtà è tipo il terzo video che cerco di produrre, perché Francesco mi ha dato un tempo limite di 40 secondi. Ma che video di 40 secondi? Buon anno! Quindi cercate di prendere da questo 2020 che ci ha dato a me personalmente tanto, perché anche a livello lavorativo è stato un grande anno, ma ci ha anche tolto tanto, ci ha tolto tutto quello che è la nostra libertà e il poterci esprimere e fare quello che più ci piace ci è stato negato. Ma mi auguro davvero, vi auguro di tutto cuore che questa situazione finisca presto, che comunque sia stato un insegnamento per poter appunto goderci ancora di più, ancora più fortemente tutte le sensazioni che ci piace vivere. A chi come me in mare, a chi per monti, a chi per terra, fatelo un po' dove volete, ma fatelo. Godetevi questa vita perché una ed è bella, e cercate di sorridere anche quando non si può, perché è importante, è importante. Mia nonna diceva sempre: a cuore allegro il ciel aiuta. Quindi aiutatevi così, cercate di essere positivi. Attenzione, dire questa frase ora non è una bella cosa, ma avete capito il senso. Vi do un grande abbraccio a tutti quanti, veramente buon anno, buon anno, buon anno, buon anno. Cari amici di Solomare TV, stiamo per lasciarci alle spalle un anno particolare, il 2020. Lo ricorderemo, penso, come un anno difficile e pieno di difficoltà. Come committi non ci siamo mai arresi e siamo riusciti a rispettare sempre i nostri impegni, anche grazie a uno staff che consideriamo eccezionale. Stiamo già lavorando da parecchio sul 2021, un anno che speriamo e confidiamo che sia migliore di quello passato. Il tradizionale appuntamento del Boot Düsseldorf è stato spostato ad aprile e noi, come ogni anno, saremo comunque presenti. E ovviamente presenteremo le nostre novità. Vi aspettiamo numerosi e cogliamo l'occasione per augurare a tutti un sereno 2021. Ciao a tutti, mancano poche ore alla fine del 2020, che come tutti sappiamo è stato un anno particolarmente difficile, un anno che ha messo tutti noi a dura prova. E noi di Radio International stiamo continuando ad investire e stiamo già lavorando su nuovi progetti che metteremo in acqua la prossima estate. Con questo video messaggio vorrei quindi, da parte mia e di tutta l'azienda, augurare a tutti gli amici che seguono il programma Non Solo Mare un 2021 ricco di successi e soddisfazioni. Ciao a tutti gli amici di Non Solo Mare TV. Ormai siamo giunti al termine di questo 2020, un anno particolare, difficile, che comunque ci ha regalato tante soddisfazioni. Grazie alla nostra voglia di mare e alla passione che abbiamo per la nautica. Il nuovo anno che verrà sarà un anno ricco di sorprese e di novità, tra le quali il nuovo scanner Envy 1002 che verrà presentato nei primi mesi del 2021. Come di consueto, Non Solo Mare TV sarà tra i primi a presentarvelo e sicuramente non vediamo l'ora. Colgo quindi l'occasione da parte di tutto lo staff Scanner Marine di augurarvi un felice anno nuovo, nella speranza che sia migliore per tutti. Amici di Non Solo Mare, eccoci qua. Beh, il 2020 è stato un anno molto mosso, agitato, turbolento, inutile sprecare altre parole. Cosa vi posso augurare per il 2021? Sicuramente un anno più concreto, un anno pieno di emozioni e un anno dove finalmente possiamo aprire quel piccolo cassetto dove dentro abbiamo messo i nostri piccoli sogni. Beh, a proposito di sogni, il mio sogno è quello di raggiungere Los Angeles in gommone. Sarà una traversata molto lunga ed è prevista per il 2021, per la fine del 2021. C'è tanto lavoro da fare, quindi seguitemi in quella che sarà la costruzione del nuovo jolly, in quello che sarà nel montaggio dei motori, le apparecchiature, perché Non Solo Mare e Piras vi faranno vedere molte cose interessanti da vivere insieme. Permettetemi di ringraziare i miei sponsor principali, Gioielleria Cipolla, Simrad e Nova Jolly,
e senza dimenticare Suzuki, ecco qua, perché vi faccio vedere questa bottiglia, una bottiglia speciale, perché è una bottiglia che è stata realizzata per il campionato del mondo 2020 vinto proprio da Suzuki, parliamo del campionato del mondo di motociclismo. Quindi per tutti voi e anche per tutti noi ci auguriamo il meglio, a presto a tutti gli amici di Non Solo Mare e grazie a Francesco Piras per avermi ospitato. Buonasera amici di Non Solo Mare, voglio stasera lanciarvi un messaggio di augurio per un 2021 ricco di impresa, ricco di economia, ricco di salute. Del 2020 non ne voglio parlare, no, ne abbiamo già parlato tanto, è inutile di ritornare sempre sullo stesso argomento. Quindi mi auguro di trovarvi al Salone Nautico di Napoli, dove ci eravamo già lasciati nel febbraio dello scorso del 2020, di trovarvi tutti, potervi abbracciare, potervi offrire un caffè senza mascherine, di potervi stringere la mano. Questo è il mio augurio, è l'augurio che possa esserci impresa in tutte le famiglie, che ci possa essere salute ed economia in tutte le famiglie. Basta pensare di cose negative, pensiamo di cose che possano soltanto rallegrarci. Quindi buon 2021 a tutti quanti voi e buon vento. Buonasera a tutti, finalmente siamo arrivati alla fine di questo 2020 che sotto l'aspetto, diciamo così, puramente economico è andato molto bene per Blue Service Italia. Non è andato bene sotto il profilo umano perché ci sono mancati tantissimo gli abbracci con i nostri clienti, i brindisi, tutto quello che è il bello della nautica e dell'andare per mare. Quindi amici di Non Solo Mare e insomma a tutti gli appassionati della nautica, io porgo i miei personali auguri e gli auguri di Blue Service e della famiglia Cesana. Come sapete siamo gli importatori per l'Italia di Sea Line Fjord e vi faccio questo augurio che me lo faccio, questo augurio che il 2021 sia diverso, sia meglio di quest'anno che è passato e che possiamo tornare tutti quanti insieme a goderci quello che è veramente la nautica e quello che ci piace della nautica, oltre che andare per mare è la socialità, è lo stare insieme, l'abbracciarci. Ci sono mancati tantissimo gli abbracci con i nostri clienti, i nostri raduni, insomma ci sono mancate tutte queste cose. Quindi io vi auguro che per il prossimo anno tutto questo sia solo, diciamo, un brutto ricordo. Quindi buon anno e un abbraccio fortissimo e ci vediamo l'anno prossimo. Un augurio di un buon 2021 a tutti e speriamo veramente che riparta tutto come prima. Adesso sentiamo Nicole che invece farà gli auguri a tutti i più giovani e devi convincerli a venire a confrontarsi con te e con tutti quei giovani che abbiamo visto ad Anzio. Quindi io direi intanto invitiamo tutti questi giovani che seguono Non Solo Mare, cosa gli diciamo per convincerli? Perché magari qualcuno dice ma non lo so. Allora, innanzitutto auguri e vi consiglio molto questo sport perché si fanno molti amici non solo del proprio paese ma in tutta Italia ed è molto bello e adrenalinico. Molto bello battere i maschi. Già. E io direi che adesso, ecco qua la sua prima tifosa, la sorellina, che si unisce perché lei arriverà, adesso non può ancora, troppo giovane, no? Sì. Se no eri già pronta te. Sì. Allora, auguri a tutti, un bel 2021, avete visto, una bellissima famiglia e un bellissimo team. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Francesco Piras, saluto tutti gli amici di Non Solo Mare TV e ovviamente sempre grazie per tutto quello che fa nel mondo della motonautica Francesco Piras, che ci regala con le sue immagini, con le sue riprese tantissime emozioni. È l'ultimo giorno di questo maledetto 2020 con la speranza che tutti insieme diamo un calcio, che possiamo mandarlo via senza dire altre parole e che possa iniziare un 2021 pieno di successi e di tanta positività, quello che ci è mancato, positività non nel senso di virus ma nel senso di vita normale, che possiamo ritornare alla normalità il più presto possibile.
Comunque, colgo l'occasione di dirvi che la Tommy One è sempre pronta. Ci auguriamo che il nuovo campionato 2021 possa partire in Inghilterra alla grande. La prima gara si presume tra aprile e maggio, se ricordo bene. Mi auguro e spero di potervi sempre regalarvi tante emozioni. Io e l'amico Giampaolo, insieme a Federico, al mio team, che cito velocemente: Martino Cama, capo barca, capo meccanico, Marcello Zanardi, il mio team manager, il nostro amico e grande Tony il rumeno, Cecinzia. Annuncio anche una new entry, il nostro amico Andrea Novo, il capo officina Suzuki Italia. Che devo dire, ragazzi, vi auguro davvero un buon 2021, che possiamo dimenticarci di questo 2020. Ed ovviamente un augurio particolare va alla regina del Tommy, alla mia Manuela. Vi voglio bene tutti, ci vedremo presto in mare. Di nuovo saluti da Maurizio Schevici e da tutto il Tommy, con gli amici miei Giampaolo, Federico, Marcello, Martino, Tony. Ciao a tutti, buon felice 2021.